State ascoltando Radio Apostolica di Torino. Vi invitiamo a collegarsi al nostro sito web www.antioca.it. Ascoltando Radio Apostolica di Torino. Vi invitiamo a collegarsi al nostro sito web www.antioca.it. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino.
per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Pace di Cristo, amate sorelle, gloria sia al nome del nostro Signore Gesù Cristo. Che bella opportunità e privilegio che una volta in più abbiamo di poter essere insieme nella presenza del Signore tramite questo podcast nato dal cuore del Signore. Ringrazio il Signore per questa opportunità e vorrei iniziare prima di continuare con una preghiera di ringraziamento al Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo, Padre, per questa opportunità che tu ci doni, Signore, di poter condividere, Signore, la tua parola, Signore, e tutto ciò che tu, Signore, ci fai conoscere, Padre, attraverso il tuo Santo Spirito e la tua parola. Signore, usa questa sera le mie labbra di argilla, Padre. Usami, Signore, come un vaso nelle tue mani, Padre. Sii tu il maestro, Signore. Sii tu dandomi la ispirazione attraverso il tuo Santo Spirito, Signore. Apri le nostre orecchie, apri i nostri sensi, le nostre occhi, Signore, il nostro cuore, Padre. Dacci sensibilità spirituale, un discernimento spirituale, ma soprattutto dacci rivelazione della tua parola e poter capire ed intendere ciò che lo Spirito vuole parlare alla tua Chiesa. Signore, sii tu il centro di questo programma, sii tu a guidare ogni cosa, sii tu, Padre amato, a essere con noi dall'inizio alla fine. Ti ringraziamo nel tuo santo nome. Amen, amen e amen. Gloria sia al nome del Signore Gesù Cristo. Ho un saluto molto speciale che ascolteremo in questo momento da parte della nostra cara sorella Deborah. Alleluia, gloria sia il nome di Gesù. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica. Sono la sorella Deborah e vi saluto nell'amore del Signore a tutte le sorelle Dorcas che questa sera stanno ascoltando il podcast Antioca. E veramente voglio ringraziarvi nell'amore del Signore per le vostre preghiere. Come ben sapete, in questo momento mi trovo in ospedale e per essere arrivata a termine di questa gravidanza che il Signore ci ha donato, e questo premio che il Signore ha preparato per noi, questa benedizione. E sono passati 9 mesi intensi, e veramente ringrazio il Signore per ogni cosa, qualsiasi. Non è stato facile, magari un po' con il caldo, un po' magari con la pressione alta, un po' per il problema che ho avuto della placenta bassa, eccetera, eccetera. Però io veramente la nostra fiducia, la nostra fede non è mancata nel Signore, e il Signore si è glorificato e veramente ci ha dato vittoria. E ringrazio veramente dal profondo del mio cuore, ringrazio voi che avete pregato per me,
me, per noi, come famiglia e per il piccolo Eliseo. E veramente ringrazio il Signore perché veramente ha guidato tutto, dal travaglio al parto. Veramente il Signore ha messo la sua mano potente. E adesso è qui che ancora veramente ammirando le meraviglie del Signore, no? E ringrazio il Signore per come la sua presenza non è mancata, invocando il suo nome, e veramente lui si è fatto sentire, perché lui si fa sentire con chi lo cerca, con veramente con un ardore, con un cuore, no? E tutte le donne che hanno avuto questa esperienza del parto possono capire cosa significa, ma una cosa bella è che quando riesce a vedere il fanciullo, la fanciulla, no? E nelle braccia ti dimentichi di qualsiasi cosa, di ogni dolore provato, come dice la parola, ma gioisci della gioia che il Signore ti ha dato, no? E lo ringrazio dal profondo del nostro cuore, veramente neanche ci aspettavamo che durasse così poco come travaglio, come veramente tutto è stato perfetto nel Signore. Il Signore ha permesso che sarebbe finito il vacation, la chiusura del vacation, e poi è arrivato il piccolo Eliseo, quindi è veramente come lui fa tutto in modo perfetto. E veramente ringrazio il Signore, e quando mio marito ha assistito al parto, è stata veramente ancora un'esperienza diversa rispetto alla prima volta per la sorellina Esther. E veramente quando lui è uscito gli abbiamo detto il versetto dello Shema di Deuteronomio 6:4, come l'hanno imparato tutti i bimbi del vacation: ascolta Israele, l'Eterno il nostro Dio è uno. E veramente lo ringrazio profondo del nostro cuore, come veramente tante cose piano piano nel cammino del Signore stiamo imparando, e soprattutto nella maturità del Signore, vedere tutto con altri occhi, con lo sguardo del Signore e non con occhi carnali, no? Ma veramente vedere tutto con gli occhi del Signore, nelle sue meraviglie, di come il Signore crea questi fanciulli, ci crea a tutti, no? Dal grembo della nostra madre in modo perfetto, come veramente, come dice il Salmo, lui ci ha tessuto, no? E allora ero lì che nel primo giorno della sua vita, anche nelle sue prime 24 ore, e che poi abbiamo pregato, eccetera, eccetera, e il versetto, quello che dice: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, no? Che bellezza del Signore. Quindi io veramente, e adesso sentiamo ancora una responsabilità in più come genitori, e di veramente educare nell'educazione cristiana, e oltre alla nostra figlia Esther anche il piccolo Eliseo, e la responsabilità di noi tutti che abbiamo per tutti i bambini, i nostri bambini della Chiesa di Torino. Quindi un pargoletto in più aggiunto alla famiglia di Cristo, gloria a Dio, in salute, in vittoria. E quindi veramente volevo condividere con voi questo, e solo il Signore può dare quella gioia, perché mi ritrovo in una camera con un'altra signora che magari non l'ha presa tanto bene, diciamo, dalla frustrazione carnale, fisica, eccetera. Però quanto è bello quando invece, nonostante che sia la stanchezza o che sia un po' di dolore, un po' di ripresa, che bello essere in pace con la presenza del Signore, con il suo riposo, con veramente la sua quiete, e già il bambino che siamo anche noi. Quindi che bello poter trasmettere quella pace
e del Signore anche agli altri, no? Di chi osserva, di chi vede, di chi sembra che non vede ma che sta vedendo. Quindi gloria a Dio per tutto, io vi do un abbraccio nell'amore del Signore, care mie sorelle, e prego per voi, siamo pronti a ricevere parola questa sera, e tramite la sorella Maria un saluto speciale anche alle nostre ovviamente autorità che ci hanno appoggiato, sostenuto dall'inizio fino alla fine, anche incoraggiato in questa gravidanza, e sapendo che comunque non è facile, ma la Chiesa non si ferma, la Chiesa va avanti nel nome di Gesù, e vi abbraccio nell'amore del Signore, e grazie ad ogni sorella che ha potuto inviare un messaggio, una benedizione, e ad ogni bambino anche che mi ha scritto e mi hanno registrato per la benedizione per il piccolo Eliseo. E veramente vi ringrazio nell'amore del Signore, e Dio permettendo, gloria a Dio, ci vedremo domenica insieme gioiendo al primo culto per il piccolo Eliseo. E che Dio vi benedica, un saluto nell'amore del Signore, un saluto alla sorella Maria, al pastore e a tutte le sorelle in ascolto di Torino e di Milano. Che Dio vi benedica, pace di Cristo. Pace di Cristo, gloria sia al nome di Gesù. Che bel saluto della nostra cara sorella Debora. E gioiamo insieme con la nascita del nostro fratellino Eliseo. Bellissimo, un bellissimo bambino, gloria a Dio. E porta tanta, tanta gioia non solo alla famiglia Luongo Puca, ma anche alla Chiesa del Signore. Spero che si possa sentire bene questo programma, che l'audio e tutto quanto stia andando come deve essere. Qualunque cosa, per favore fatelo sapere in modo di poter migliorare qualunque cosa. E ok, ho una sorella che mi dice che non si sente tanto, e penso che si riferiva alla testimonianza al saluto della sorella Debora. E sorella Jeanette, ora si sente? O era prima soltanto il saluto della sorella Debora, se me lo puoi? Ok, una sorella Valentina mi dice che si sente perfetto. Ok, andiamo avanti allora, gloria a Dio, grazie mille sorelle, veramente è importante e sapere che tutto va ok. Va bene, e allora iniziamo con questo importante studio che vorrei condividere questa sera con voi. Sorelle, noi sappiamo per la parola, e quante volte lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo letto, lo abbiamo studiato, lo abbiamo insegnato, che come dice Efesini 6:12, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quante volte non abbiamo noi letto, ascoltato o insegnato questo? Però poi si succedono delle situazioni nel corpo di Cristo, e allora si succedono le offese, le divisioni, i conflitti e tante altre cose. Persone si arrabbiano uno con l'altro, persone se ne vanno arrabbiati, rimangono arrabbiate. E perché? Perché veramente si ci ha studiato, si ci ha ascoltato di questa scrittura, che il nostro combattimento non è contro le persone ma è spirituale, però veramente non si conosce, non si capisce.
Infatti c'è un po' di mancanza di studio, di conoscenza su questi principati, su questi potestà, su questi dominatori del mondo di tenebre. In realtà non si ci studia, parlo in generale, a fondo e specificamente dei diversi spiriti, potestà e dominatori delle tenebre. E questo è un punto importante che a noi, moglie di pastori, ai pastori, ai ministri, ma anche il resto del corpo di Cristo, è importante capire che dobbiamo approfondire e studiare su questo. Perché? Perché quando noi incominciamo a individuare e gli spiriti, e incominciamo a conoscerli, incominciamo a sapere i loro nomi e come ognuno di loro opera, è più facile e più effettivo combatterli, non solo in digiuno, in preghiera, ma anche il modo di come reagiamo nel corpo di Cristo quando ci troviamo di fronte alla influenza di uno spirito impuro o malvagio in una sorella o in un fratello. Attenzione, non sto parlando di possessione demoniaca, perché i credenti, i veri nati di acqua e di spirito in Cristo Gesù, coloro che siamo stati rivestiti di Cristo nel battesimo invocando il suo nome, coloro che siamo stati pieni della potenza dello Spirito Santo e camminiamo nello Spirito Santo, non possiamo essere posseduti. Però una cosa è possessione e un'altra cosa oppressione. I figli di Dio non possono essere posseduti, ma possono essere oppressi e possono essere influenzati da spiriti impuri. Perché? Perché soprattutto se nelle fondamenta di queste persone, di queste credenti, si trovano delle crack, non so come si dice in italiano, delle fissature, delle, quando si rompe un qualcosa, quando si spacca un qualcosa, penso che mi capite, no? Si trova queste piccole fissure o ferite, e cosa succede? Sono porte aperte dove questo insieme a influenze che queste persone hanno avuto, contaminazione che hanno ricevuto, questi spiriti incominciano, e per loro è una porta aperta per entrare e opprimere e influenzare la persona per poi poter muoversi attraverso la persona. E parleremo un po' di più su come opera uno spirito malvagio e come può influenzare una persona unta con dei doni, con unta da Dio, con dei doni, con i belli doni, e che nemmeno sa che sta essendo oppressa da questo o da questi spiriti. E questo è importante capirlo, sorelle. Noi come moglie di pastori è importante capire, prima di tutto per poter individuare lo spirito, e allora una volta individuato sappiamo contro cosa stiamo combattendo, come opera questo specifico spirito, e poi combatterlo con digiuno e preghiera e saper come maneggiare la situazione. E altrettanto il resto del corpo di Cristo, in modo che sanno con cosa stanno combattendo e sanno come agire anziché reagire. Perché molte volte uno si può domandare, come molte volte magari io mi sono domandata, no, in un modo frustrato, ma perché, come mai magari provo ad aiutare, a ministrare
una sorella e uno parla, il pastore parla, il ministro parla, la parola parla, viene confermata, si le spiega una situazione, si parla una cosa, si insegna una cosa e vede che la persona non riesce mai a andare oltre, non può mai andare avanti, non può avere mai un cambiamento su un qualcosa, e uno si domanda frustratamente: ma come mai? Si è già parlato, si è già ministrato, si è già spiegato, la persona sembrava capire e ricevere, ma poi si danno tre passi indietro e si vede un'opera diversa anziché un frutto. E allora può essere molto frustrante per ambi due, può essere frustrante per il maestro, il ministro, il pastore, la moglie del pastore e la pecora. Però quando noi capiamo qual è lo spirito che stiamo combattendo, lì allora è diverso, perché sprecheremo meno fiato, ci frustreremo di meno, soffriremo di meno, ma battaglieremo di più e più direttamente per poter liberare a quella persona. Ma a parte il lavoro di liberazione, che anche di questo si parla tanto nella Chiesa, quando uno le dice una sorella ha bisogno di liberazione, o la stessa sorella può dire ho bisogno di liberazione, ma magari non si sa di cosa, di che deve essere liberata. Si ci può avere un'idea, ma non si sa, o non si ha individuato, non si sa il nome dello spirito specifico di cui deve essere liberata. Di nuovo ripeto, non si sta parlando di una possessione demoniaca, si sta parlando della influenza di oppressione di uno spirito. Allora cosa succede? Si può ministrare e liberare direttamente, più effettivamente, nel corpo di Cristo, e si eviterebbero tantissime, ma tantissime cose. Per cui è incredibile come, quando si studia questi nomi dei principati, dei demoni, delle potestà, è incredibile quanti ci sono e come ognuno ha il loro nome e i diversi modi di come operare. Questa sera non andremo a parlare di tutti, ovviamente, perché sarebbe comunque impossibile in un solo programma, e non si tratta neanche di parlare, diciamo, di alcuni. Oggi semplicemente mi riferirò a uno spirito in specifico che si chiama Jezabel. Jezabel. Molti nella Chiesa, quando si parla di Jezabel, si ci pensa si vede, no? Si visiona una donna, una ragazza, una signora tutta truccata, magari con del abbigliamento attillato, trasparente, corto, delle unghie lunghe pitturate, di una attitudine seduttora. E quando si parla di Jezabel, che parla di Apocalisse, che questo spirito, questo spirito che era su questa donna e che ancora questo spirito opera oggigiorno non solo nel mondo come possessione, ma come oppressione nel corpo di Cristo, nella Chiesa, e quando parla Apocalisse che questo spirito spinge a fornicare, si ci pensa che si tratta solo di una fornicazione fisica, sessuale, che quando si parla dello spirito di seduzione sia solo una seduzione sessuale. Però non è così, sorelle, non è così. Sì, anche questo ha a che vedere, ma non è soltanto una fornicazione, uno spirito che porta a una fornicazione sessuale, ma si parla di una fornicazione spirituale che porta la Chiesa a uno spirito di errore, uno spirito che porta la Chiesa a fornicare con il mondo, che porta la Chiesa a uno spirito di errore,
ad adulterare con il mondo. È uno spirito che sedurre non solo sessualmente, ma una seduzione a far ciò che non compiace a Dio, a far ciò che non conviene alla nostra anima, a far ciò che va contro la parola, contro l'autorità stabilita da Dio. E per cui questo spirito opera anche in donne che hanno una apparenza di pietà e molto, molto sottile. È uno spirito forte, forte, uno di quei spiriti dove il Signore diceva: questo spirito solo può uscire con digiuno e preghiera. E la ragione per cui ho sentito, ma già da un po' di tempo, fare questo programma e poi il Signore mi ha confermato che era il tempo, è perché è importante, come ho detto prima, capirlo per poter combattere contro, ed è importante capire che non si tratta solo di seduzione o fornicazione sessuale, ma anche spirituale, e che questo può operare in persone che veramente amano il Signore e hanno un'apparenza di pietà, ma che senza saperlo, in una porta che hanno aperto, questo spirito li opprime e si muove tramite loro nella Chiesa. E la intenzione di questo spirito è portare uno spirito di errore e distruggere la Chiesa, dividere la Chiesa, andare contro autorità, voler prendere il primo posto, essere lì molto vicino alle autorità per poter prendere dominio e influenzare il pastore, i ministri, il più che si può, e soprattutto approfittarsi delle vulnerabilità o debolezze del pastore o dei ministri per poter far sì che loro non vengano a disciplinare loro. Ok? Allora è molto importante capire come opera questo spirito di Jezabel, come opera, qual è la sua motivazione. Condividerò un articolo molto importante che una sorella mi ha condiviso quando ha saputo che io avrei parlato di questo spirito. È molto importante, ma prima di che leggerò Apocalisse 2, iniziando dal 18, e dice così: quarta lettera alla chiesa di Tiatira. E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza, e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre ai miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le menti e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico: non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, darò potestà sulle nazioni,
ed egli le governerà con un cetro di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Avendo letto la parola del Signore e avendo letto l'altra scrittura dove abbiamo detto che questo combattimento non è contro le persone ma contro spiriti immondi, principati e potestà, condividerò con voi una parte di questo studio per fare attenzione alle seduzioni di Jezabel. Jezabel è uno spirito demoniaco di seduzione. Questo è uno spirito di falso insegnamento profetico che guida le persone lontano dalla verità e dentro il peccato, la ribellione, l'errore e l'idolatria. Jezabel è uno spirito manipolatore che usa controllo, che usurpa l'autorità in ogni occasione. Jezabel ha bisogno di essere in controllo pubblicamente o dietro le scene. Se voi non vi sottomettete alla sua leadership, vi sminuirà, vi degraderà, vi abbasserà e distruggerà la vostra vita. Sorelle, questo è uno spirito di falso insegnamento profetico. Vuole usurpare, come detto prima, l'autorità in ogni occasione, vuole essere in prima fila, vuole farsi notare, vuole farsi vedere e sente che deve essere in controllo pubblicamente o dietro le scene. E cosa succede? Se la leadership, se il pastore, i leader o chiunque sorella non si sottomette alla sua leadership, allora questo spirito attraverso questa sorella incomincerà a sminuirvi, a degradarvi, a abbassarvi e a distruggervi. Incomincerà a sparlare della leadership della Chiesa. Incomincerà a calunniare, a dire cose che non sono. Incomincerà a criticare e incomincerà a cercare persone che possano sottomettersi alla sua leadership, possano essere sedotti e seguirli, e avrà i suoi, come si dice, alleati, i suoi seguaci, i suoi eunuchi, dove si incomincia a provare di distruggere, degradire, di abbassare, di distruggere, di sparlare e criticare e opporsi a tutto ciò che ha a che vedere con i leaders della Chiesa, iniziando dal pastore. Lei ama rubare la vostra influenza, il vostro coniuge, le vostre idee, il vostro lavoro, il vostro denaro, la vostra innocenza e prendere credito per cose che lei non ha compiuto. Vi fa sentire senza potenza, fuori di controllo, confusi con attacchi di depressione severe e varie immaginazioni che infuriano contro la vostra mente. Sorelle, una delle ragioni, anche un'altra ragione per cui voglio condividere questo, è perché questa sera noi possiamo non solo capire questo spirito come opera, per poter far sì che capiamo che un qualcosa spirituale che sta operando tramite una sorella e poter battagliare spiritualmente con digiuno e preghiera e non carnalmente, ma anche l'altro scopo è che ognuna di noi possiamo meditare in questa sera se stiamo essendo sedotti o influenzati da questo spirito immondo chiamato
Jezabel. Molto importante, perché sapete sorelle, è difficile per noi riconoscere quando uno spirito immondo sta opprimendo la nostra vita, influenzando la nostra vita, il modo nostro di pensare, di parlare, di agire. Allora lì ci vuole molta, molta umiltà, preghiera, sottomissione e meditare veramente, scrutare il nostro cuore e dirle: Signore, se io sto avendo questa oppressione, libera mio padre. Perché la prima cosa, sorelle, per poter essere liberate da questo è riconoscere che c'è l'influenza. È riconoscere che c'è l'influenza. E ho detto che ci vuole umiltà. Umiltà è una delle cose che lo spirito di Jezabel non ha. Perché lo spirito di Jezabel opera nelle persone orgogliose, non nelle persone umili. Ho parlato di persone che si sottomettono. Una delle cose che lo spirito di Jezabel odia è la copertura del nostro capo. Odia che noi siamo coperte in ogni tempo. Odia questo, perché non piace la sottomissione, l'obbedienza. Allora, e di questo parlerò un po' più avanti, però è importante, sorelle, questa sera non solo individuare questo spirito per poter capire alle sorelle che avremo incontro, che magari sono oppresse da questo spirito, poter capire a cosa andiamo incontro, poter capire che non è contro la sorella, ma è contro lo spirito, e sapere agire e combatterlo, ma anche meditare in questa sera se stiamo essendo influenzate o sedotte da questo spirito e poter veramente essere liberate da ciò. Allora, la persona che è influenzata sotto l'oppressione dello spirito di Jezabel normalmente è una persona piena di invidia, di gelosia, e non sopporta la vittoria del fratello, della sorella, non sopporta il loro status di autorità dove il Signore li ha messi, e vuole rubare quella influenza, vuole rubare le idee, vuole rubare il lavoro, il denaro, tutto ciò che una persona può possedere come benedizione da parte di Dio. E può far sentire veramente male e senza potenza e senza controllo a queste persone, perché li confonde con veramente delle reazioni che uno veramente non sa da dove vengono, e questo può portare un attacco di depressione, di confusione alle persone, e lì, essendo confusi e vulnerabili, questo spirito di Jezabel si approfitta per causare confusione, divisione e problemi nella Chiesa. Jezabel bersaglia gli ignoranti, coloro che sono deboli spiritualmente, coloro che sono stati danneggiati, feriti, offesi, coloro che sono solitari, anche il ribelle corretto. Jezabel opera nell'inganno spirituale e si ingegna per fare avanzare i suoi interessi personali. Se ha bisogno di essere religioso e usare la Bibbia contro di voi, questo spirito lo farà. Allora, persone che nella vita sono stati feriti, sono deboli spiritualmente, sono stati danneggiati, si sentono soli, si sentono poca cosa, lo spirito di Jezabel si approfitta di queste persone e incomincia a ingannarli spiritualmente, ad opprimerli.
e così tramite queste persone deboli Jezabel incomincia ad operare nell'inganno spirituale e può vedersi molto una persona molto molto religiosa e perfino usare la parola di Dio contro la Chiesa. Jezabel è una dea guerriera di seduzione. E ricordate, non sto parlando solo di seduzione carnale e sessuale, ok? Perché si può sedurre una persona all'errore, si può sedurre a cambiare le convinzioni di una persona, ad avere altri stili di vita, a pensarla diversamente a come la pensa il Signore attraverso la sua parola, o la pensa il pastore, o la moglie del pastore, o i maestri. Attenzione, anche di questa seduzione si sta parlando. L'inganno e la seduzione sono il suo uncino. Fate attenzione. Lo spirito di Jezabel non può ingannarvi senza prima avervi sedotto. Per compiere questa meta, Jezabel userà vari spiriti che sono nel suo network, inclusi gli spiriti seduttori. Ci sono vari spiriti demoniaci menzionati nella scrittura, incluso, e vi darò alcuni nomi, c'è lo spirito che seduttore, sono spiriti seduttori che lavorano con lo spirito di Jezabel. Oggi imparerete un po' di questi spiriti, sicuramente l'avete letti, ma non vi siete resi conto perché sono nella scrittura. Il primo si chiama Neumaponeron. Neumaponeron, che il Signore lo riprenda, è uno spirito maligno che si trova in Atti 19:15. Un altro spirito che è parte del network dello spirito di Jezabel e lavorano insieme si chiama Neumapython o Pitone. Neumapython. Questo spirito, che il Signore lo riprenda, è uno spirito di pitone o spirito di divinazione e si trova in Atti 16, versetto 16. C'è un altro spirito maligno che lavora insieme al network dello spirito di Jezabel, che si chiama Neumaasteneias. Neuma Asteneias, che il Signore lo riprenda, è uno spirito di infermità. Si trova in Luca 13:11. Un altro spirito del network dello spirito Jezabel si chiama Neuma Alalon. Neuma Alalon, che il Signore lo riprenda, è uno spirito muto, uno senza parola. Si trova in Marco 9:17. Un altro spirito immondo che lavora nel network di lo spirito di Jezabel si chiama Neuma Acatartos. Neuma Acatartos, che il Signore lo riprenda, è uno spirito immondo. Si trova in Marco 1:23. E per ultimo Neuma Plana, che il Signore lo riprenda. Neuma Plana è uno spirito seduttore o spirito di errore, che si trova in Prima Timoteo 4:1. Gesù Cristo non ha mai ignorato gli spiriti demoniaci, egli li ha scacciati. Gesù Cristo non ha mai insegnato ai suoi seguaci di ignorare gli spiriti demoniaci. Egli ha modellato il modo di fare per quanto riguarda i vostri scontri con le potenze demoniache e la guarigione dei malati. La scrittura dichiara: chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E questo si trova in 1 Giovanni 3:8. Lo spirito di Jezabel e il suo network impuro sono inclusi. I controllori di Jezabel
controllori di Jezabel rilasciano guerra spirituale contro di voi. Alcune persone in questo mondo vogliono controllarvi e manipolarvi per farvi fare qualcosa che voi non volete fare. Questi si possono chiamare persone controllori. Controllo e manipolazione sono uno dei segni sicuri dello spirito di Jezabel. Come molte volte abbiamo visto, no, che alcune sorelle, magari ci siamo trovati davanti a sorelle che vogliono controllare e manipolare tutto, vogliono essere al centro, vogliono o ti spingono o ti sedurrono a fare un qualcosa che non vuoi fare. Magari prima la pensavi in un modo, avevi una convinzione, poi incominci a pensarla diversamente, incominci a dubitare, incominci a pensarci sopra. Questo è uno dei segni sicuri dello spirito di Jezabel, che sta essendo sedotta da questo spirito di Jezabel. Soprattutto quando il pastore, i ministri insegnano una cosa, dicono una cosa e loro la prima cosa è sempre questionare, andarci contro, avere la loro opinione e condividerla con altre. Allora questa persona ha lo spirito di Jezabel e le altre che stanno essendo sedotte da questo spirito devono rendersi conto quale spirito sta operando, che sta provando a farli pensare in un modo diverso, in un modo con convinzioni diverse. Lo spirito di Jezabel usa l'affascinante potere della seduzione per adescare le sue vittime e creare dei legami dell'anima. Lo spirito di Jezabel è un uomo forte. Attenti sorelle, è un uomo forte. Normalmente cerca di creare legami dell'anima. Quando si avvicina a delle persone, a delle sorelle, per fare far sì che ci sono dei legami che sono, come dire, uno per l'altra, come dire, come si chiama nel mondo, no? La sorella dell'anima, però non per il bene, e si usa molte volte la parola di Dio, però il modo con cui opera questo spirito è proprio in ribellione contro l'autorità, cerca di distrarre, non solo quando si parla fisicamente, che magari con la vestimenta o dei modi sensuali si prova a distrarre nel culto o nel corpo di Cristo, ma anche magari interrompendo mentre il pastore sta insegnando, un maestro sta parlando, un ministro sta parlando, questo spirito distrae a coloro che sono attorno a lei, crea qualunque cosa per distrarre, magari il pastore sta parlando, un maestro sta parlando e lei incomincia a parlare con la persona accanto a lei e dà delle opinioni, dà delle contraddizioni o anche molte volte facendo vedere che conferma ciò che il pastore dice, ma sta creando una distrazione, perché la parola di Dio non arrivi a quella persona. O magari si sta parlando la parola, si sta insegnando e anziché stare attenta di ciò che si sta parlando, magari si mette a scrivere o leggere la Bibbia anziché ascoltare nel culto ciò che si sta o lo spirito vuole parlare al suo cuore. Comunque ha un'influenza sugli altri, vuole sedurre agli altri a distrarsi, all'errore, alla ribellione, a voler far sì che facciano qualcosa che lei vuole a modo suo, anche se le persone, le sorelle non si sentono di farlo, e spingono, ma non per il bene. Questo spirito lavora, allora ho detto, con un network di potenze demoniache per montare la sua scala di controllo. Alcune delle frecce nella sua faretra che creano legami
dell'anima includono lo spirito di stregoneria, lo spirito di divinazione e lo spirito di seduzione. Lo spirito Jezabel è un maestro di seduzione. E ricordiamoci, sorelle, che nel Vecchio Testamento la parola parla che la ribellione e l'essere testadura, testardi, e la ribellione sono come spirito di divinazione. Per cui quando si parla di divinazione non si sta parlando soltanto di divinazione come tale, ma anche creando legami dell'anima con questo spirito, come ho detto, di ribellione. La parola seduzione significa letteralmente indurre all'errore, indurre all'errore. Tutto ciò che non ha a che vedere con la sana dottrina è un errore e dobbiamo rigettarla al 100%, perché poi questo spirito incomincia a dire, incomincia a aprire porte, perché la persona iniziò a essere sedotta da questo spirito aprendo porte, magari ascoltando spiriti e dottrine anatema, dottrine di errore, tramite YouTube, tramite la televisione, tramite andando a dei raduni o degli eventi organizzativi di altre organizzazioni, altre chiese che non predicano la sana dottrina. Allora in quel momento c'è la impartizione, magari attraverso una parola profetica stata data, ma con spirito profetico falso. Allora cosa succede? Viene sedotta, viene oppressa, e cosa succede? Incominciano queste persone a indurre all'errore, incominciano a dire la dottrina, non importa, la stessa cosa, il battesimo Padre, Figlio e Spirito Santo e nel nome di Gesù è la stessa cosa, tanto tutti siamo uguali, tutti siamo figli di Dio, e Dio è amore e non c'è differenza, e incominciano ad ascoltare insegnamenti qua e là, ad essere partecipi negli eventi qua e là, e cosa succede? Questo spirito e altri spiriti immondi sono impartiti, vengono sedotti, e poi cosa succede? Incomincia ad operare in questa persona, e questo spirito attraverso questa persona che è stata contaminata, sedotta, che neanche lo sa, inizia a indurre all'errore agli altri, ed è lì dove si incominciano a innalzare contro l'autorità, si incominciano a fare dei questionamenti, delle critiche, del sparlare, vengono le divisioni, viene distruzione nel corpo di Cristo. Abbiamo detto allora che la parola seduzione significa letteralmente indurre all'errore. È un processo di tentazione, passo dopo passo, deliberato e adescamento, che causa a qualcuno di fare qualcosa che normalmente non farebbe. Lo spirito di seduzione e lo spirito di stregoneria sono cugini. Ci sono classi simili di spiriti maligni, entrambi usati dallo spirito di Jezabel. Come crea questo spirito dei legami dell'anima? Quando Jezabel rilascia lo spirito di seduzione, una forza spirituale è rilasciata contro la vostra mente, immaginazione ed emozioni. Proprio come un pescatore può usare varie esche e adescamenti, così fa anche lo spirito di Jezabel. Le sue esche e adescamenti sono tutte seduttive in natura. La seduzione è l'esca che guida al legame dell'anima, e voi siete il pesce. I legami dell'anima impuri creati dallo spirito di Jezabel hanno bisogno di essere spezzati. Questo è parte del combattimento spirituale. Gli eunuchi di Jezabel. Alcuni degli spiriti più pericolosi che voi dovrete mai affrontare sono gli eunuchi di Jezabel.
Gli eunuchi di Jezabel sono servi, guardie e messaggeri di Jezabel. Essi non hanno la forza spirituale in sé e guardano a Jezabel per insegnamento e guida. Come volte abbiamo si è insegnato che normalmente c'è una persona che magari è quello che guida e gli altri sono tipo servi, guardie, messaggeri che comunque vanno sempre da questa sorella che ha lo spirito di Jezabel e vanno lì a dirle tutto questo che sta succedendo, vanno a sparlare, la servono, sono tipo sorelle dell'anima. Perché? Perché non hanno forza spirituale e allora guardano la sorella che ha questo spirito di Jezabel e aspetta che sia lei a insegnare e a guidarle e a dire qual è il prossimo passo a seguire. Non si sottomettono alla guida o insegnamento del pastore, dei ministri, ma da questa sorella che è sotto l'influenza e la oppressione di Jezabel. Lo spirito di Jezabel forma dei legami dell'anima con le sue vittime mentre sta operando un piano demoniaco. Il controllo di altri dà a Jezabel un senso di valore e soddisfazione. Ricordiamo, abbiamo detto che queste persone si sentono poca cosa, hanno si sentono ferite, persone che non servono a nulla, che non hanno mai servito a nulla. Allora, quando questo spirito di Jezabel ha il controllo di altre persone che si uniscono a lei, questo dà un senso di valore e soddisfazione. Invece una persona sana spiritualmente non ha bisogno che altri operino con lei, non ha bisogno l'affermazione di uomini, non ha bisogno di essere riconosciuta, perché non ha bisogno di avere questo senso di valore e soddisfazione, perché servendo la persona sana spiritualmente sa chi è davanti al Signore, sa per chi fa le cose, è in pace con se stessa e con Dio, lavora in comunione con l'autorità e per la gloria di Dio, per il bene dei fratelli, sorelle e il corpo di Cristo, e lì trova il suo valore e la sua soddisfazione. Non vuole essere in prima fila, non vuole essere riconosciuta, non vuole farsi notare o vedere, non vuole non vuole avvicinarsi all'autorità per avere questo tipo di influenza. Per lo spirito di Jezabel le persone sono soltanto attrezzi usati per fare avanzare i suoi interessi demoniaci. Gli eunuchi sono legati a Jezabel. Essi guardano allo spirito di Jezabel per approvazione, istruzione e convalida. Quando perplessi, confusi, confrontati o corretti, ovviamente dalla parola, dal pastore, dai ministri, dalla moglie del pastore, essi corrono da Jezabel. Una volta che uno diventa eunuco, è sempre un eunuco se non viene liberato. Come dicevo prima, un passo avanti, tre indietro. Senza liberazione, un eunuco di Jezabel sarà sempre un eunuco di Jezabel. Se voi avete degli eunuchi nella vostra chiesa e uno con lo spirito di Jezabel li frequenta, essi si raduneranno intorno a lui. Ricordate, gli eunuchi fanno questo a motivo di ciò che è in loro. Jezabel può usare soltanto ciò che è in voi. Probabilmente avrete udito dire che uno spirito di Jezabel non può funzionare senza un Acab. C'è molta verità in questa dichiarazione. Questo significa che lo spirito di Jezabel cerca qualche cosa in voi con cui operare. Gesù disse: non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Giovanni 14:30. Come menzionato prima,
L'unica cosa a cui lo spirito di Jezabel si può riallacciare è a ciò che c'è già in voi. Per quello è importante, sorelle, scrutare veramente il nostro cuore e vedere ciò che deve essere guarito in noi, per non avere nessun tipo di entrata a questo spirito che possa approfittarsi di poter avere nessun tipo di influenza in noi. Dobbiamo sapere veramente chi siamo nel Signore, qual è il nostro scopo come corpo di Cristo, come figli di Dio, qual è il nostro chiamato, e capire che veramente siamo in una battaglia spirituale e dobbiamo capire quali sono gli spiriti che vengono operando nel corpo di Cristo tramite alcune persone con queste caratteristiche che sono state incostanti nel loro cammino e sono stati sedotte, in questo caso parlando dello spirito di Jezabel, e non si sono resi neanche conto. Loro parlano, le sorelle, no, che sono oppresse con questo spirito di Jezabel, magari sembrano che sono molto spirituali, che stanno molto alla parola, persone che si sottomettono all'autorità, parlano sempre dell'importanza dell'autorità e ti vengono, si dicono profetesse, ti profetizzano qua e là, ma tutto lo fanno fuori ordine. Si vogliono sempre mettere allo stesso livello del pastore, dei ministri, perché comunque loro dicono: beh, tanto Dio mi parla anche a me, io ho questi doni e per cui faccio ciò che Dio mi dice di fare. Però ovviamente alla luce della scrittura è fuori ordine. Questo è un altro studio, studiare l'ordine di Dio, come Dio opera attraverso il suo corpo nell'ordine di Dio. Perché una persona che lavora nell'ordine di Dio mai si metterà allo stesso livello di autorità con il pastore, moglie del pastore, ministri, eccetera, anziani, vescovo, eccetera. Perché conosce che c'è un ordine, non va profetizzando qui e là, dicendo, facendo, volendosi mettere alla pari delle autorità. Questo spirito, non, anche se sembrasse religioso, sembrasse che parla la parola, tutto lo fa fuori di ordine, anzi si oppone agli insegnamenti stabiliti dai conduttori nella Chiesa e la pensa a modo suo, usa la scrittura di Dio alla sua convenienza e cerca i suoi eunuchi, come parlavamo prima, per avere i suoi servi, i suoi messaggeri che dipendano di lei. Come abbiamo detto prima, lo spirito di Jezabel odia la copertura del capo. Odia la copertura del capo. È un principato, questo spirito è un principato. E la liberazione è necessaria in questo caso. È importante che noi scrutiamo il nostro cuore per vedere se c'è alcuna influenza di questo spirito in noi. Fare un'autoanalisi del cuore e pregare e meditare se stiamo avendo questa influenza al nostro spirito. E se ciò, dobbiamo cercare la liberazione. È difficile riconoscere quando c'è un qualcosa in mondo che vuole operare o che sta operando in noi, perché ovviamente è uno spirito controllatore, uno spirito manipolatore ed ingannatore, è uno spirito forte
E per cui la persona, quando è sotto l'influenza o la oppressione di questo e altri spiriti, a meno che sia il Signore a farglielo riconoscere e sia la persona che voglia la liberazione, è molto difficile che si rendano conto che ce l'hanno, perché come abbiamo detto ci vuole molta umiltà e sottomissione. Allora cosa succede? Che per esempio, no, questo spirito nel mondo opera molto su questi movimenti femministi, no, della liberazione femminile, dove ovviamente lo spirito di Dalila e Jezabel si muove. Nei credenti è presente non come una posizione, come abbiamo detto prima, ma una oppressione. Ovviamente, come ho detto prima, se ci sono fratture nelle fondamenta, come l'orgoglio, la ribellione, e avere questo carattere di voler controllare, allora queste sono porte aperte per questi spiriti e dobbiamo essere molto, molto attente. Allora questi spiriti immondi operano attraverso il credente e si muove molto in mezzo a falsi profeti, a falsi movimenti, come dicevo prima, religiosi, dove sono impartiti, e le persone che frequentano questi luoghi o vedono questi insegnamenti, ascoltano questi insegnamenti, ricevono queste profezie, la fanno loro, queste amministrazioni, allora ovviamente, come abbiamo detto prima, magari tramite YouTube, internet, televisione, eventi vari, eccetera, allora viene questa influenza senza rendersi conto, e le persone che impartono queste profezie non sanno nemmeno che stanno ingannando o impartendo questo spirito, perché comunque è stato fatto a loro senza saperlo. Loro nel loro cuore pensano che stanno facendo un qualcosa che viene da Dio, che Dio ha parlato loro, che loro ascoltano la voce di Dio e pensano che lo stanno facendo bene, ma non sanno che la influenza che c'è dietro sono influenze demoniache. Ovviamente nel mondo si può impartire in un modo cosciente attraverso la stregoneria, la magia, eccetera, ma nella Chiesa succede sottilmente e dobbiamo essere molto molto attente a cosa ascoltiamo e quale luoghi visitiamo, quale eventi, in quali eventi partecipiamo. Allora dobbiamo provare, come dice la Bibbia, dobbiamo provare gli spiriti, sorelle, dobbiamo provare gli spiriti. Non è una questione di essere fanatici, di essere esagerati, non è una questione che il pastore ti dice non andare qui, non andare là, non, ti raccomando qua, ti raccomando là, ma è perché uno capisce l'influenza spirituale a cui possiamo essere influenzati. Perché come abbiamo letto prima, il nostro combattimento non è carnale, è spirituale. E questi spiriti che dobbiamo provare, dobbiamo assicurarci che siano allineati con la parola di Dio per non essere ingannati o sedotti da questi spiriti, sorelle. Devono essere allineati all'ordine di Dio. Ok? Per cui vediamo che quando lei nel Vecchio Testamento, questa donna come moglie di Accab, operava, questo è stato un periodo che Israele si è trovato in uno dei momenti più scuri di tutta la storia. E sono sicura che questo è stato lo spirito che ha operato dietro la decapitazione di Giovanni Battista. Non so se si dice decapitazione quando le hanno tolto la testa. È stato questo spirito, attraverso questa donna, che ha sedotto
a questo uomo di far tagliare la testa a Giovanni Battista. Abbiamo letto in Apocalisse 2:20 che questo spirito sta operando nel corpo di Cristo e li sedurre alla fornicazione o adulterazione, non solo fisica ma contro Dio, una fornicazione o adulterazione spirituale contro Dio. Questo spirito, attraverso la sorella che sta essendo oppressa da questo spirito, influenzata, sedotta da questo spirito, vuole controllare, vuole distruggere e impartire falsità. Normalmente le sorelle che sono oppresse o sedotte da questo spirito di Jezabel si considerano profetesse. Questo spirito non può operare da sola, cerca il suo acap, come abbiamo detto prima, un qualcuno con autorità spirituale, sia il pastore o ministri, anziani, eccetera, e si approfitta che abbiano alcuna debolezza o vulnerabilità. Cercherà di essere parte o creare il ministeri della preghiera o di profezia per essere loro a guidarla e farsi conoscere come tali in autorità in quegli ministeri. E veramente sembrano profetizze del Signore, ma non lo sono, perché non operano nella sottomissione, non operano in allineamento e ordine della parola. In apparenza possono essere molto serviziali, simpatiche, tenere, ma vogliono essere in autorità, vogliono distruggere e manipolare per i suoi propri piani. Questo spirito, sorelle, prova ad allinearsi con persone di autorità, come ho detto prima, come pastore, vescovo, eccetera, per avere autorità e farsi notare, ma toglie credito, disaccredita, sparla dell'autorità che non è d'accordo con loro e non seguono i suoi desideri o piani, e li taga falsamente. Questo spirito fa sì che la persona segua altri maestri, altre traduzioni bibliche e non la parola pura. Le persone che stanno essendo ingannate da questo spirito pensano e credono che gli insegnamenti che stanno seguendo sono veri e li spargono andando contro lo spirito di discernimenti, di discernimento, e contro coloro che vanno contro. Incomincia a sedurre tutti e incominciare a dare degli insegnamenti o delle idee, come detto prima, che non fanno differenza nella sana dottrina, rompono l'ordine della Chiesa, vogliono essere in parità, come detto prima, alle autorità stabilite, provano a distrarre quando l'autorità sta insegnando, sta parlando, sta facendo il lavoro del Signore. Non sono disciplinati, non si lasciano disciplinare, non si sottomettono a una disciplina. Non c'è logica in ciò che fanno, parlano. Per esempio, alle donne casalinghe, questo spirito incomincia a dirle: ma sì, ma guarda che la donna di Dio non è solo creata per fare figli, per stare a casa, la donna anche deve uscire a lavorare, deve vedersi bene nel mondo, così accettata, così. Ovviamente lo fanno, questo spirito lo fa in un modo molto sottile, perché usa i principi del femminismo mondano, però lo copre con principi cristiani, come per esempio incomincia a dire: ma sì, ma ti devi vedere bene, perché
sai, devi rappresentare bene il Signore Gesù Cristo, sai, perché non critichino al corpo di Cristo, alla Chiesa, e ti devi modernizzare un po'. E le cose prima era a quei tempi così, ma adesso non è così, e incominciano a dare delle scuse, e incominciano magari una sorella che si vuole consacrare, che usa i gonnelloni, e questo spirito incomincia a dire: ma sì, tanto il Signore guarda il cuore, non c'è bisogno di usare i gonnelloni, puoi usare anche le gonne più corte, o che fa se fai così o fa colà, tanto il Signore vede il cuore. E incominciano pian piano a sedurli a fare cose che non vogliono. Per esempio, una sorella può aver avuto la convinzione e l'intendimento della copertura, i capelli e tutto quanto, e questo spirito li sedurre a magari a cambiare idea, magari non c'è niente di male se si ritagliano un po' i capelli, se non ti copri in tutto momento, e comunque ti porta all'errore e a fare cose che non volevi farlo. Magari il Signore ti ha fatto vedere tramite lo Spirito Santo che certe cose nella Chiesa del Signore non si devono fare, certi tipi di musica, di ritmi, magari delle luci nella casa di preghiera, che ne so, cose che lo Spirito ci fa vedere nella parola e nello Spirito che non vanno bene, e questo spirito di errore incomincia a sedurre per far cambiare idea alla persona. E le persone si lasciano sedurre per questo spirito e non hanno più le convinzioni che avevano prima, incominciano a pensare diversamente, incominciano ad opporsi, a porsi all'autorità, non si lasciano disciplinare, vengono a dividere, vengono a distrarre, e sembrasse che sono persone molto spirituali, che hanno dei bei doni, ma fanno tutto assolutamente fuori l'ordine del Signore e delle sue autorità. Sorelle, io spero che questo studio abbia portato un po' di conoscenza in più, abbia aperto un po' il nostro intendimento, e che possiamo capire se stiamo essendo sedotti da questo spirito, ma anche capire quando ci troviamo di fronte a questo o altri spiriti immondi. È importante, sorelle, per poter sapere come affrontarli spiritualmente e non carnalmente, e questo eviterà molta, molta frustrazione, molto dolore e molta confusione. Il Signore vi benedica, sorelle. Chiudo con una preghiera, e che possiamo meditare in queste parole questa sera e tutti i giorni, affinché il Signore dia la crescita. Grazie, Signore Gesù, per questa puntata, Signore. Dai tu la crescita, Padre. Apri a noi il intendimento, Signore. Grazie, Padre, per la tua gloria e il tuo onore. Nel tuo nome santo preghiamo, Signore Gesù. Amen.